Ciao. Scusami. Ti danno fastidio le riprese? No. Piacere, molto lieto. Cristiano, piacere, ciao. Mara. Sono molto contento che tu abbia il freno tampone. Allora, iniziamo subito, va bene? Andiamo sull'erba qua. La prima cosa da imparare è la posizione di partenza. Posizione a V, questa è la V invertita, vedi i fili corrispondenti. Poi c'è la posizione A. Impariamo la prima propulsione, che si chiama stride one. Se vuoi che io sia più specifico, non ti dico esattamente dove, il punto esatto dove il peso del corpo va tenuto. Ok. Hai spiegato? Sì. Deve essere... Questa è la cosa più importante. Bisogna stare dritto per ma lo so, il vizio del ghiaccio. Lo so, scusami. Ma non è neanche nel ghiaccio bisogna stare dritti. Come sugli sci allora? Neanche sugli sci, anche no, sugli sci. Sugli sci bisogna... piegato bisogna stare. Cavolo, accidenti. Sì. Certo. Vabbè, allora. Quindi per questo io te lo sto facendo fare dall'inizio. Perché già il fatto che stai in mezza piega è già un difetto. Poi questi difetti qua te li porti avanti. Certo. E quando già diventi brava, magari a un livello intermedio, che prendi parte anche a giri che vanno... fanno 30-40 km, ma è un'impostazione scorretta, poi fai fatica a risolverla. Io vedo tanta gente che non ce la fa. Una volta che hai acquisito una cattiva abitudine, un difetto tecnico, tanta gente non c'ha più voglia di tornare indietro e mettersela a posto, preferisce lasciar perdere e continuare a pattinare come sa, quindi subito le ginocchia piegate. Non ti preoccupi. Tu il freno tampone lo sai usare? Adesso lo impariamo, eh? Allora, l'utilizzo del freno tampone. La tecnica si divide in quattro fasi. La fase. Step in plow. E valida sono le discese. Se ci sono discese troppo ripide che tu hai paura a fare, con questo tipo di spazzaneve a passi, controlli la discesa. Senza consumare le ruote. Questo tipo di frenata. Invece qual è quella che si consuma le ruote? La T-stop, questa. Questa frenata consuma molto le ruote e non è molto efficace. Questa è una maniera di rallentare. La T-stop non è una frenata di emergenza, è una maniera per rallentare prima di fare altre frenate. Senti, spero ti sia trovata bene. Sì. E ci vediamo quando vuoi tu. Io. Perché questo è il metodo migliore, quello skate fresh. Ma perché gli altri invece hanno un altro metodo? È leggermente diverso, sì, l'impostazione è diversa. A Milano, che dire, a Milano ci sono alcuni insegnanti molto validi. Ognuno ha la sua, ognuno ha le proprie opinioni, la propria esperienza, il proprio background diverso e si tende a fare un gran minestrone. Ognuno la dice in maniera diversa e quindi secondo me c'è bisogno di mettere i puntini sulle i, sulle cose. Cambiano le visioni, cambiano alcune cose, capito? Questa cosa di stressare e di stare piegata non c'è dalle altre parti più di tanto. Te lo dicono, sì, non è che non te lo dicono, perché la tecnica è una per tutte le scuole. Certo. Però magari qualcuno insiste un pochino di più. C'è un esercizio che ti insegnerò fra qualche lezione che si chiama passo spinta. Noi ci impostiamo tutto su quell'esercizio. Passo spinta? È questo. Dunque c'è un pattino che era bellissimo da Maxi Sport. Dopo se te lo trovo te lo giro. Sì. E io non l'ho voluto prendere. Perché compri da Maxi Sport? Perché non hai neanche un'assistenza non dopo. Va bene. Cioè va bene all'inizio, va anche dove bene. Che bisogna comprare? Ma ci sono due negozi fondamentalmente validi a Milano. Però quale? Uno è un po' più completo di un altro perché ha più marche. Quale? Diana. Uno è Diana e l'altro? L'altro è Hotel Rigoldi a Cernusco sul Naviglio. Però loro trattano solo Rollerblade. Quindi questi sono i pattini con i quali si inizia. Questi sono i pattini con i quali si inizia. Per il momento va bene soprattutto perché è provvisto di freno tampone che è tanta roba al momento. Poi quando si tratterà che migliorerai, che entrerà in fascia avanzata o intermedia, se vuoi ti ci accompagno la Diana a prendere i pattini seri, però. Il signore ce n'è uno che l'altro giorno, non so se perché aveva lì il rappresentante, non aveva tanta pazienza. Ma chi era, Carlo o Davide? Davide con i capelli lunghi? Non aveva tanta pazienza? Forse era il momento. Sì, è probabile. No, lui di solito è... No, perché ero andata a vedere quelli da 4, perché gli ho detto che volevo comprare forse quelli da 4. Sì, 4 per 80? No, quelli da 4 ruote. Ah, i quad? Vabbè, noi insegniamo anche quelli, c'è problema. Sì. Sì. Ma là nel gruppo si può. Tu vai nel gruppo della sera? Quale? Ce n'è diversi, ma no. Ogni tanto ci sono andato, ma non prendo molto parte a questi giri qua. Non ti piace? Sì, mi piacciono, ma sono.
Sì, ci vado ogni tanto. Piacere di averti conosciuto. Senti, piacere, dai, ci vediamo alla prossima. Dai, ci sentiamo, ci organizziamo col telefono, certo. Su quando, va bene? Va bene. Grazie mille, ciao ciao.